Ok ragazzi, andiamo a vedere un attimino il mini di questo ZT Axon 7, questo praticamente è il mini. Le differenze stanno nel processore, nella cam che è da 16 megapixel, in realtà nella batteria e il tipo di ricarica, perché quell'altro è Quick Charge 3.0, questo 2.0, ma per intenderci il Quick Charge 2.0 è quello che è inserito nel Samsung Galaxy S6, quindi non credo ci sia alcun problema. Il display è un 5.2 AMOLED Full HD con 424 ppi, 3 GB di ROM, 32 GB di memoria interna, espandibile fino a 128 GB, sempre con Android 6.0 on board. L'audio è sempre potente, disponibile, il display è sempre 2.5D e guardate che bel design, tutto in metallo, e la back cover anch'essa in metallo con il fingerprint, doppio flash LED e la cam che sporge un pelino, ma vi posso assicurare che è davvero molto molto ben fatta. Qui sopra abbiamo queste due scanalature in policarbonato che staccano un po' dalla parte sopra alla parte sotto e servono per le antenne. Insomma, un telefono che è costruito bene, non scricchiola per nessun motivo. Ho provato anche questo ad usarlo per una decina di minuti, l'altro invece l'ho smanettato molto di più, e vi devo dire ragazzi che questa ZTE mi fa veramente paura per altri brand, perché ha fatto subito un salto pauroso, ha fatto subito immediatamente degli smartphone veramente veramente belli, la serie Axon. Questo è lo stand di ZTE e ripeto, riguardo alla paura che mi fa, intanto vi faccio fare un giro nello stand. Questo per quale motivo? Perché sostanzialmente è un brand che ha fatto, diciamo, il salto giusto al momento giusto e soprattutto probabilmente ha capito l'importanza e la differenza soprattutto del mercato europeo, che è veramente difficile e soprattutto molto diverso da quello diciamo asiatico, molto probabilmente, e sostanzialmente ha fatto la scelta giusta al momento giusto e soprattutto ha rispettato delle regole che sono fondamentali per il mercato europeo. Secondo me ha fatto e sicuramente farà molto molto successo. E niente, mi fanno paura, ripeto, altri brand come Wiko e tanti altri, perché veramente ha fatto due smartphone che sono perfetti in tutto e per tutto e sono davvero molto molto belli. Dai, niente, per questa breve preview Alifa e Berlino io vi saluto, vi ringrazio e niente, al prossimo video, ciao ciao.